concretizzato con questo evento che sarà a Viareggio dall'11 al 15 giugno, che si chiama Sapor Bio. Sapor Bio. Che è un evento per comunicare la cultura del cibo biologico e dell'ecosostenibilità dell'ambiente. Perché questo? Perché ci sono dei numeri che sono drammatici, caro Michele. Te ne dico alcuni. Devi sapere che nel 2007 l'Università di Cornell, negli Stati Uniti, ha fatto una ricerca e ha scoperto che nel 2007 ci sono state, a causa dell'inquinamento dell'aria, della terra, del cibo, dei mari e della terra, 62 milioni di morti. 62 è un olocausto, il 40% delle morti mondiali. 62 milioni di morti a causa solo dell'inquinamento cibo, aria, acqua e mari. Io ho in mano questo, che è un dizionario dei codici E. Se voi andate ad acquistare qualsiasi prodotto, troverete, che sia un carciofino, un carciofi sott'olio o qualsiasi altra cosa, una brioche, pane, pasta, trovate scritto carciofi, sale, acqua, poi è 120, 125. Sì, ecco. Certo. Questo è seguito da un numero, sono 350 additivi conservanti chimici, alcuni dei quali sono altamente tossici, per non dire cancerogeni. Quindi, voglio dire, basta pensare che una persona che mangia convenzionale ingurgita in un anno 7 kg tra pesticidi, conservanti, additivi, coloranti, emulsionanti e quant'altro di chimica. 7 kg, una cosa pazzesca. Una cosa incredibile. Allora ecco che mangiare biologico è una necessità e non una moda. Bisogna dare ai nostri figli. Noi abbiamo diritto, tutti quanti, ad avere un'agricoltura priva di qualsiasi concime chimico. Perché se tu ogni giorno metti una presina di terra nel tuo motore, tre volte al giorno per 35 giorni, finisce che dopo un mese la macchina si ingrippa o va più avanti. Noi abbiamo un motore molto più complicato, più complesso, più sensibile di un motore di un'auto. Certo. E tutti i giorni buttare cibo inquinato, tossico, che è impestato di chimica, arriviamo dopo 7 kg in un anno, arriviamo che abbiamo il cancro, abbiamo l'allergia, abbiamo tumori, abbiamo qualunque altra cosa. Ecco perché quei dati impressionanti. Ecco, quindi, Pio, grazie anche per questo richiamo molto importante, oltre che per l'attrazione, quindi, scusa, naturalmente. Volevo dire, chi... oltre al comune di Viareggio c'è il comune di Rio Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi. Tutta la Versilia sarà interessata a Sapor Bio. A partire da? Dall'11 al 15 giugno. Chi vuole sapere di più va sul sito www.saporbio.com e avrà tutte le indicazioni del caso. Grazie. Grazie a te, Marco, e complimenti anche per questo. E adesso anteprima tutta per noi con Patrizia Sfermino sui raccomandati. Chi c'è con te lì? C'è già Big...